capito perché ogni volta che c'ha qualcosa tocca a me. Scusa, ma io qui sto lavorando e poi lo sai, no? Che lui ha un debole per te. Dai, su, vai! Lo sa che bere birra calda in questo locale è contro il regolamento del locale? Sì, lo so, ma servisse almeno a qualcosa. Salvatore, io lo so. Lo so che avere a che fare con Cotugno è molto difficile. Però devi trovare il modo di reagire. Tu sei in grado di reagire a questo e ad altro. Tu dici? Certo. Ma lo devi fare come l'hai sempre fatto, col sorriso. Non puoi buttarti giù in questo modo, non puoi. Ma può darsi che tu abbia ragione. Ma come fai a dire proprio la parola giusta sempre al momento giusto? Si vede che sei un uomo di una sensibilità rara. Diciamo che sono un modesto osservatore, dai. E infatti io mi sento osservato nel profondo. Vabbè, dai, hai ragione, a che serve stare di cattivo umore? Ben detto. D'altra parte, la mia buona dose di sfortuna l'ho avuta, no? Quindi mi può capitare soltanto di meglio ora. Scusa un attimo. Mamma mia, mo che vuole questa? È la pettegola della mia vicina. Una piaga peggio di Cotugno, mo ci vuole. Signora Gianna, buongiorno! Che piacere, mi dica che... Come una catastrofe? Che è successo, mo'?